Il film inizia con un incontro di MMA. Case Walker è un combattente formidabile, intende usare tutte le sue capacità per vincere l'incontro. Case sembra dominare l'incontro grazie alle sue superiori capacità di combattimento. Nonostante ciò, il suo allenatore gli ordina di aspettare pazientemente e di concludere l'incontro in due round. L'allenatore gli suggerisce che se mette subito il tappeto l'avversario, nessuno vorrà più combattere contro di lui. Ma Case è impaziente di concludere l'incontro. Ignora il consiglio dell'allenatore e vince rapidamente l'incontro. Dopo la partita, l'allenatore si dimette, deluso dal fatto che Case non abbia seguito il suo consiglio. In seguito, Case incontra in un locale il suo vecchio amico e combattente di MMA, Brody. Brody informa Case che ha firmato con PFC Combat e li presenta il direttore marketing di PFC Combat, Mika. Brody chiede a Case di allenarlo perché sta per disputare il campionato PFC a Bangkok contro un duro combattente alto 2 metri di nome Braga. Case rifiuta e suggerisce a Brody di annullare l'incontro perché Braga è troppo per lui. Ma Brody continua a rassicurarlo, sapendo che Case ha bisogno di ritrovare la sua strada e cerca di tenerlo sulla giusta via. Brody e una donna si baciano nel parcheggio. Il marito di lei arriva con un altro uomo. Girano un video e il marito di lei aggredisce Brody. Vedendo ciò, Case decide di intervenire e mette il tappeto all'omone. Il mattino dopo, Case accetta malincuore l'offerta di Brody e parte per la Thailandia. Dopo l'arrivo in Thailandia, Brody e Braga tengono una conferenza stampa in vista dell'incontro. Un giornalista tira in ballo l'ex moglie di Braga. Braga, incapace di controllare la sua rabbia, finisce per rovesciare il tavolo di fronte a lui, provocando il terrore di tutti gli altri. Ma non è finita lì. Dopo aver sfogato la sua rabbia nella toilette, rompe lo specchio. Dopo aver assistito al formidabile potere di Braga, il desiderio di Brody di combattere si spegne immediatamente. Poi Case arriva in Thailandia e si reca al suo albergo, che non è un granché. Case lascia le valigie nella stanza e si dirige verso la Top Fight Gym, che è il luogo di allenamento di Brody per i PFC Combat. Ma nessuno sembra volere Case lì, nemmeno Matty Ramos, l'allenatore di Brody. Mentre Case prepara l'attrezzatura necessaria per allenare Brody, si allena anche un lottatore noto come Cobra. Tutti sono entusiasti perché Cobra è il combattente più forte della palestra dopo Brody. In un incontro di prova, Cobra riesce a mettere facilmente il tappeto al suo avversario, ma la sua attenzione si distoglie quando nota Case che si allena da solo in un angolo della stanza, cosa che lo fa ridere. Brody arriva in palestra e chiede a Case di allenarsi con lui. Ma Cobra interviene e chiede a Case di fare un incontro prima con lui. Case esita ad accettare la richiesta di Cobra, ma poiché quest'ultimo è molto fiducioso nelle sue capacità, alla fine accetta di scontrarsi con lui. Sul ring, Case blocca i movimenti di Cobra senza alcun sforzo e utilizza solo alcuni movimenti di base che richiedono poca energia per abbatterlo a terra. Cobra viene infine portato in ospedale per le cure mediche, riportando una ferita moderatamente grave. Il giorno dopo, il presidente della PFC, Hugo Vega, chiede a Case di rendere conto del suo operato perché ha ferito uno dei suoi migliori lottatori. Vega chiede a Case di prendere il posto di Cobra, che rifiuta immediatamente l'offerta perché non vuole più combattere sotto l'autorità di Vega, dopo aver scoperto che quest'ultimo ha dei precedenti con lui. Un lottatore emergente di nome Taj si avvicina a Vega e lo prega di sostituirlo a Cobra. Vega, tuttavia, perde la pazienza dopo aver visto Taj combattere e se ne va. In seguito, Taj e un altro combattente di nome Crash si avvicinano a Case mentre si sta allenando e lo pregano di insegnargli a combattere. Dopo aver terminato l'allenamento, Case decide di fare da allenatore per i due giovani. Quella sera, Case istruisce Taj e Crash su alcune tecniche fondamentali di lotta. Il giorno seguente, Mika, che sembra provare qualcosa per Case, gli propone un appuntamento. Dopo aver accettato immediatamente l'invito, Case, che sembra anche apprezzare Mika, scopre per la prima volta che lei è una madre single con una figlia di nome Morgan. Durante il tempo trascorso tra Case e Mika, si scopre che Matty sta osservando i due insieme e alla fine decide di parlarne a Brody. D'altra parte, dato che Brody non si sta allenando molto ultimamente, Vega suggerisce a Brody di assumere steroidi in modo che l'incontro vada bene e aiuti Braga a riprendersi prima dell'incontro successivo. La conversazione si sposta su Matty che racconta a Brody di Mika e Case e di come il loro appuntamento sia stato interrotto quando Mika ha parlato del periodo di detenzione di Case, mettendo Case a disagio. Quella sera, mentre Brody è in palestra, sfida immediatamente Case a fare a botte. Tuttavia, Brody attacca Case senza discriminazioni, che continua a portare avanti fino a quando riesce finalmente a mettere Brody al tappeto. Case si chiede se Brody abbia perso il controllo, ma sembra che la loro amicizia sia giunta al termine. Il giorno seguente, Mika si scusa con Case per il fatto di avergli causato disagio tirando in ballo il passato. Dopo una notte di allenamento, Case e Brody decidono di cenare insieme. In quel momento, Brody si rende conto di aver commesso un errore e si scusa immediatamente con Case. Case viene rassicurato da Brody che quest'ultimo si comporterà in modo onorevole e che Mika si dimostrerà un'ottima partner per lui e sarà di supporto alla loro relazione. Brody confida a Case di volersi concentrare maggiormente sugli allenamenti perché il combattimento contro Braga si avvicina e lui è determinato a vincere a tutti i costi. Alla fine Case scopre che Brody segue il consiglio di Vega e assume steroidi. Brody si allena con Case e Matty per battere Braga. Altrove, il rapporto tra Case e Mika si rafforza e due iniziano a uscire più spesso e a passare più tempo insieme. Un giorno, uno degli uomini di Vega fa visita a Case e gli offre un contratto affinché diventi un combattente del PFC Combat. Tuttavia, Case rifiuta l'offerta e rompe il contratto.
Quando Casey e Brody arrivano in palestra il giorno seguente, trovano altri lottatori riuniti a guardare il video di Casey che sconfigge un poliziotto razzista mentre è in manette. Il video riceve subito una pubblicità massiccia e attira l'attenzione di molte persone, portando l'arrivo di giornalisti interessati a intervistare Casey. In seguito, Mika conduce Casey in una delle case di Vega, in modo che possa nascondersi lì, lontano dagli sguardi indiscreti dei media. Suggerisce a Casey di accettare l'offerta di Vega di partecipare al PFC Combat. Tuttavia, Casey continua a rifiutare. Il giorno dopo, Casey arriva in palestra e si stupisce nel vedere che Vega ha mandato un lottatore di sambo di nome Boris ad allenare Brody, cosa che lui e Matty ritengono inutile e che potrebbe ferire Brody. I timori di Casey e Matty si concretizzano quando Boris colpisce troppo forte Brody durante l'allenamento, costringendo Brody a sottoporsi a un'accurata terapia che durerà settimane, anche se la sua battaglia contro Braga è solo questione di giorni. Poiché Brody è ferito, Vega offre a Casey $1 milione per combattere Braga. Casey sospetta quindi che Vega possa aver ferito Brody di proposito. I sospetti di Casey vengono finalmente confermati il giorno seguente, quando cerca di nascosto nell'armadietto di Boris e scopre un messaggio di testo tra Boris e Vega. Nel messaggio, Vega ordina a Boris di ferire Brody, permettendo che Casey prenderà il suo posto. Casey informa Brody, Mika e gli altri della situazione. Capisce di essere costretto a combattere per onorare il suo amico. Ma Casey e gli altri sono decisi a trovare un modo per fermare Braga e Vega, che vogliono guadagnare molti soldi dall'incontro. Vogliono anche dimostrare che Vega è responsabile dell'infortunio grave di Brody. Dopo ciò, Casey inizia a lavorare molto in palestra per prepararsi alla battaglia contro Braga. Mika, che è appena diventata la fidanzata di Casey, informa Vega, la sera dell'incontro, che si è dimessa dal suo incarico e che non lavorerà più per lui. La lotta tra Casey e contro Braga attira l'attenzione di molte persone, tra cui una star delle arti marziali thailandese di nome Tony Ya, che in seguito rivela di sostenere Casey. Mentre Casey sta conversando con Brody nello spogliatoio, capisce finalmente come fermare Vega e ritenerlo responsabile. Sta intenzionalmente creando problemi a Braga fuori da ring. Dopo essere riuscito ad accendere la rabbia di Braga, qui si attacca immediatamente Casey. I due si scontrano fuori da ring, con tutto il pubblico e i media che riprendono l'acceso combattimento. Casey si rialza a fatica e utilizza il Kyoshin, una tecnica classica del karate, per frantumare le costole di Braga, dopo che quest'ultimo l'ha fatto cadere e lo ha messo all'angolo più volte, con vari assalti destinati a ucciderlo. Casey procede all'utilizzo di tecniche di karate convenzionali, anche se la mossa si rivela abbastanza riuscita. Colpisce Braga alla testa con un Kaitengeri, che fa crollare l'omone e gli fa perdere i sensi. Vega è costretto a subire un notevole danno economico a causa dell'annullamento dell'incontro, poiché Braga ha perso fuori da ring. Questo porta il pubblico e gli sponsor di Vega a chiedere indietro i loro soldi. Vega si infuria e minaccia azioni legali contro Casey. Ma Casey informa Vega di avere le prove della sua partecipazione all'incidente che ha ferito Brody e minaccia di denunciare Vega, cosa che potrebbe costargli $1 milioni in cause legali. Casey, Mika, Brody e i loro amici escono dall'arena di combattimento, consapevoli di aver raggiunto il loro obiettivo. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.